Bella a tutti ragazzi e benvenuti al secondo episodio della seconda stagione su The Walking Dead. Non voglio perdermi davvero troppo in chiacchiere. Il primo episodio mi è piaciuto e spero vi sia piaciuto anche a voi. Quindi vi chiedo di spolliciare anche per questo video, per continuare a supportare questa seconda stagione su The Walking Dead. So che siete molto contenti perché davvero sono settimane che me lo richiedete tantissime e io ho fatto di tutto per accontentarvi trovando le traduzioni. Adesso tutto, cominciamo immediatamente, quindi spolliciate e sempre hashtag sempre al tuo fianco. Buona visione a tutti. Eccoci qua raga, stavamo scappando dopo che erano arrivati dei banditi, non so, che seguivano Chris, che avevano beccato Krista. Qui ce n'è uno dietro di noi, calma. Allora, destra per sbirciare, scusate. Potrei andare lì, vamos. Ci ha visto pesantemente. No, no, no. Nascoliti, brava Clem. Raga, spettacolare. Bello, raga, è fatto molto, molto bene. Oddio. Muoviti, Clem. Via. Colpiscilo, colpiscilo. Brava Clem, via, 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 via. Clem scappa. Oddio, il fiume. Oh, oh, oh. Brava Clem. Ancora. Comunque hanno cambiato molte cose. Ma gli ha staccato un dito, Clem. No, 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 no. Colpiscilo, colpiscilo. Bene, bene, bene. Colpiscilo ancora. Dai che c'ha il dito mentre monco. Via, via, via. Dai, ma mi lasci stare. Afferrati all'albero, perfetto. Ma perché ti sto prendendo per il culo? Togliti, lasciami stare. Dai Clem, lotta. Oh, oh, lasciami stare. Vamos, vamos, che lo prende. Vamos, 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 vamos. Lanciaglielo addosso. Tutto tuo. Buon pranzo. Occhio, che te Clem! No! No, 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 no! No! Oh! Non ho capito come è successo, come ho fatto a staccarmi. Ma ha aiutato lui! Se non sbaglio. Via, via, via! Ma quanti ce n'è? Quanti ce n'è? Ma ce ne sono troppi, raga! Sfuggire è difficilissimo. Una pietra. Allora, tac, lui. No, Clem, occhio! Mi è venuto in mente The Last of Us, quando Ellie non sapeva nuotare, quindi aveva paura dell'acqua. Comunque, siamo andati giù nel fiume. Adesso vedremo dove andremo a finire. Clem, come stai? Il cappellino c'era ancora in testa, perfetto. Quello è l'importante. Brava, Clem! Fatta male però. No, ha freddo. Ci credo, Eri, si è finita dentro un fiume. Una cosa abbastanza ovvia, Clem. Non penso ci sia molta gente, Clem. Allora, osserva canoa, ma c'è poco da osservare. Non serve, non possiamo usarla, penso. Allora, allora. Vediamo se dice qualcosa magari che si può fare. Mal di collo assurdo. Oddio, lì c'è. Sarà morto sicuramente. Dov'era il tipo lì in fondo? Niente, quindi con la canona non possiamo farci nulla. Di qua si può afferrare la scala. Quale scala? Non ci arrivi, Clem, sei bassa. Dai Clem, brava. Attenzione Clem, tanta roba. Stai attenta, ti prego, perché saranno tipo marcissime quelle scale. C'è qualcuno. Vagante morto. Sperando sia veramente morto, però. Penso di sì, non sta benissimo. No, non sta benissimo. Allora, andiamo ancora avanti. Vai verso il sentiero. È tesa la storia qua. È stato un inizio di episodio troppo
travolgente, c'era da scappare. Ho avuto un po' di paura per Clem. Clem, cosa facciamo? Continuiamo ad andare. Allora, qui c'è un cartello. Vediamo che avvisi ci sono. Cartello di avviso. Lupi, orsi, serpenti. E adesso Clem ci avrà ancora più paura. Andiamo. Scavalca albero morto. Ah, ok. Possiamo andare avanti, perfetto. Allora, vediamo. Vediamo dove andiamo a finire, soprattutto se becchiamo almeno Krista, perché è l'unica che potrebbe aiutarci, raga. È l'unica che è ancora con noi, altrimenti rimaniamo da soli. Sento qualcuno, almeno che non è la voce di... Mi sa che è la voce della nostra Clem, no? Oddio, dov'è? C'è qualcuno, raga, ditemi di sì. Cioè, non so se... Oddio! Non so se è una cosa positiva che ci sia qualcuno. Spero qualcuno di amichevole. Stiamo attenti. Chi potrebbe esserci in questo bosco incantato? Allora, dobbiamo andare di qua. Oddio, chi c'è? Ma è un cane? Ma è un cane! Ciao cane, ciao Sam. No Sam, io bambina brava. No, non ditemi. Accarezza il cane. 7. Non vorrei evitare. Scusami cane. Lui secondo me sta cercando i suoi padroni comunque. Secondo me. Al collare c'è scritto Sam. Seguiamolo, magari ci porta da qualche parte. Cane, non correre. Sì, non lo raggiungeremo mai perché Clem non corre. Vanno piano i personaggi qui su The Walking Dead. Non so per quale motivo, non gli hanno messo la velocità. Dove siamo? Ma guardate gli occhioni del cane, che dolce. Mi sa che i suoi padroni erano qua. Penso, raga. Affamissima Clem. Diamo un'occhiata dentro al furgone. Perché altro ho paura ci sia qualcuno, raga. Però proviamo a cercare qualcosa. Una famiglia, bambina, papà e mamma. Mi sa che sono morti però tutti. Allora cerca nella scatola. Vediamo se c'è qualcosa. Qui ci sono i giocattoli della bimba. Non possiamo farci niente. Allora, qui dentro la tenda magari c'è qualcosa. Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. Ho capito, ma se vuoi cercare il frisbee cosa te ne fai? Un barattolo, soltanto da osservare. In qua non possiamo andare, dice il frisbee, basta. Osserva barattolo. Osserviamo il barattolo. È vuoto. Empty. Better keep looking, boy. Allora, dentro la tenda. A parte il fatto che queste tende sono state distrutte, raga. Infatti. Comunque, andiamo a cercare qualcos'altro. Oh. Cane. Stai calmo. Cosa c'è? Sì. Ti capisce il cane. Calma. It's okay. He's
dead. Look, you can see the bite. It looks like he tried to cut it out. But that never works. Ever. Ancora viva, infatti. It's okay. We're smart and he's not. Le cose che abbiamo insegnato noi a Clem, raga. Prendiamo il coltello. Vediamo se riesco a prenderlo. Vamos. Stai attenta, Clem. Clem, stai tranquilla, ci riesci. Non mi fanno prendere il coltello. Qui cosa c'ha? Hey, it's okay, boy. He can't hurt us. Cosa possiamo fare con sto coso? Cioè, con sto coso, con sto zombie, raga. Think he had himself tied up? Or did someone force him to do this? Allora, se io provo a prendere di nuovo il coltello, mi vuole prendere ancora. Sì, mi vuole prendere. Quindi il coltello non possiamo prenderlo. Possiamo osservarlo, però. Ma niente, non ti posso aiutare se te non ti scanti. No, niente. Puoi star lì fino a domani per me a lamentarti. Allora, bastone. Ah, dobbiamo seccarlo così. Colpisci. Vamos. Buonanotte. Mi sa che è morto adesso. È ancora vivo. Vai, Clem. Sistemiamolo del tutto. Bam. Ed è ancora vivo ancora. Sei indistruttibile. 3, 2, 1, SBAM! Dai, Clem, un po' più di forza, tranquilla, dai che ce la facciamo. Vai. Mi sa che l'ultimo colpo è andato bene. Sì, we just have to stay out of their reach. Adesso il coltello potrebbe servirci. Perfetto, quindi magari puliamolo. Brava, Clem. Ottimo. Speriamo. Cioè, speriamo per lei alla fine. Allora, il coltello, qui possiamo prenderlo. Quindi, ah, frigorifero. Ma non sarà mai niente, raga. Ma è normale che non sia del cibo. Penso, cioè, se c'è del cibo, magari. Calma, Clem. Allora, osserva barbecue, ma si può soltanto guardare, quindi non penso sia nulla che si possa prendere. Buoni, buona l'erba, sì. Quell'erba lì è molto buona da mangiare. Lancia il frisbee, ma è inutile, però è l'unica cosa che possiamo fare ancora qua, quindi prendiamo il frisbee e penso dovremmo lanciarlo al cane. Vediamo. Comunque, raga, se avete notato un po' di mal di gola, quindi mi scuso con tutti voi se magari sentite la mia voce un po' più bassa. Lanciamo il frisbee al cane. Vai, Clem. Oh, fenomeno lui, oh. Ma che bravo, è addestrato. Ma che dolce. Basta per adesso, non giochiamo più. Allora dobbiamo, se andiamo in fondo, cioè in fondo non ci fanno andare, quindi dobbiamo tornare indietro. Allora, le due tende le abbiamo controllate, questo l'abbiamo controllato, il furgoncino idem, il frisbee l'abbiamo lanciato. Qui dentro non possiamo controllare più nulla, quindi andiamo ancora avanti. No, avanti non possiamo uscire da questo recinto, diciamo, più o meno. Dall'accampamento non possiamo uscire. Allora, cerca nei rifiuti. Anche se non è una bella cosa, ma. Well, here we go. No, ma che brutta roba. Oh my god, thank you. Ha trovato da mangiare? Look, a can. Let's see what's inside. Speriamo qualcosa di commestibile. Salvataggio.
Vai, Clem. Please don't be bad. Apriamo il barattolo. Vamos. Clem ha famissima, raga. Dai, l'ultimo colpettino. Fagioli. Buoni. Meno male, almeno può mangiare. Igienico al massimo, però può mangiare. E naturalmente c'è anche il cane che ne vuole un po'. Sei affamato. I guess you're pretty hungry too. Una però. Oh. Hey, you don't need it all. Oddio! Oh! Ma davvero? Ma cane, ma no, non ci credo. Cane! Non ci credo, raga. Cioè, si è attaccato il cane. Ci ha morso bene. Cioè, o lo uccidiamo o lo abbandoniamo, raga. Così soffre e basta, però. Oddio, raga. Ho scelto di ucciderlo. Oddio. Ma dovete farmi anche... Devo anche guardare. Oh mio Dio, raga, no, che brutta cosa. Io non farei mai male a un animale, a niente. L'ho scritto anche su Facebook l'altro giorno. Cioè, no, su Facebook, su Twitter, no. Su tutte e tre i social, sia Twitter, Facebook che Instagram, avevo messo una foto col mio cane. Madonna, che brutta scena, raga. Si è anche tagliata abbastanza Clem, comunque, è un bel taglio. Oddio, ma basta farmi vedere il cane, per piacere. Dai, dammi il salvataggio così mi fermo qua anche con questo episodio, perché davvero non me l'aspettavo. Dai, pensavo di aver trovato un amico, raga. Mentre giocavo pensavo di chiamare l'episodio, perché nel frattempo penso anche al titolo, di chiamarlo "Ho trovato un amico", ma non so se... se adesso ci conviene farlo. Comunque, Clem, si è fatta abbastanza male comunque. Dai, Clem, non mollare. Povera piccola. Non piangere, Clem. Non piangere. Ma non sta svenendo, vero? Ditemi che si sta addormentando, magari. Sveglia. Oddio, cosa è successo? Sta svenendo. Oddio, ma che palle. Ma non si può stare in santa pace. Ma poi due ci sono già. Come facciamo? Dai, Clem, non mollare. Allora, corre. Ma corre come, che non posso correre? Ah, ma è dietro di me. Dai, Clem. Clem, ma perché non correva, raga? Dai, che ce la facciamo, non morire, dai, che ce la facciamo. Chi è stato questa persona? Grazie, occhio dietro. Oddio, aiutato. Mi sa che questo episodio lo chiamerò "Nuovi amici".
ma soltanto perché mi hanno salvato la vita. Certo, mi sono stufato, afferrale e andiamo, come se mi stessero cercando. Penso che saranno gli amici di quello là del primo episodio, quello che abbiamo beccato alla fine, quello che poi mi sa che è morto, se non sbaglio. I think we're safe. Ma sì, dai, ci può stare. Yeah, we're good. Ma voi chi siete? Hey, you all right? Penso di sì. I think so. Dai, Clem, ci avrai 10 anni, non puoi farti portare in braccio. What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. Siamo stati attaccati. We're doing anything but trying to help you. My friend and I got attacked. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn, that is a low. Ah, non sono loro, raga. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? Well, I'm Luke. And this is Pete. Hey, Bella. Hi. I'm Clementine. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. For now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some... Oh, shit! What? What is it? She's been bit. Ma no! Fuck. What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. No. We just saw you with those lurkers back. Lo giuro. I swear. Swearing doesn't make something so. No. I'm telling you the truth. Please. No, non fate cazzate, eh. Potete controllare il braccio, si vede che non è un morso di una persona. Mi ha squartato il braccio. All right. Let's see. Whoa, hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? Ma taci, stupido. Guarda, vedi che sei un cane. Piano, mi ha squartato, cazzo. Sì. Is it like she says? Sì, idiota. Well, could be a dog. Hard to say. Come? Ma non è una persona a fare un taglio del genere. Where did this dog go? The one that did this. L'ho ucciso. Serious? I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't kill dogs. Capito, ma stava morendo. Non è che l'ho ucciso a caso. Clementine? Dimmi. Yes. You telling us the truth? Ma sì. Look me in the Certamente. Eye. Of course I am. All right, Clementine. Boh. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? Ma basta, te hai rotto le palle. Detective Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Fidati, ho detto la verità. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Boh, zitto. Allora, vediamo se andiamo avanti. Ma durerà abbastanza questo episodio. Dai, Clem. Ah, ma c'è una casa qua. Molto bene. Clementine, are you feeling all right? No. I'm fine. Just tired. Well, you better be fine. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about. No, Clem, alzati, ti prego, Clem. Niente, è svenuta, Clem. Salvataggio e mi fermerei qui.
Allora, raga, questo episodio durerà quasi mezz'ora, più o meno, all'incirca, sì. Quindi vi chiedo di spolliciare come al solito, vediamo di arrivare almeno a 1000 mi piace e vi porterò un altro episodio prima possibile. Penso di portarvi il terzo episodio sulla seconda stagione Walking Dead quando tornerò da Napoli, quindi o martedì o mercoledì, ancora non lo so. Magari se riesco a registrare un altro episodio in queste ultime ore prima di partire, vedo di portarvela prima, adesso vediamo, ancora non lo so, quindi non posso promettervi niente, vi chiedo di raggiungere prima possibile 1000 mi piace, condividete il video, molto importante, sempre hashtag, sempre al tuo fianco, fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, passate le social e iscrivetevi al canale, tanto è gratis, invitate tutti i vostri amici, così la nostra famiglia cresce sempre di più. Adesso è tutto, un abbraccione dal vostro Kun e noi ci vediamo al prossimo video.